Dato che lei ha giocato con Michele Pazienza, ci può descrivere un po' l'uomo di questo allenatore emergente che sta facendo parlare molto bene di sé negli ambienti della Lega Pro? Michele, cioè, io lo ricordo come un grandissimo professionista, era già, tra virgolette, un allenatore in campo perché già si vedeva il fatto che aveva questa, diciamo, questa predisposizione, no, a diventare allenatore, anche se ribadisco che non è mai facile passare da giocatore a allenatore perché tante volte cambiano le dinamiche di pensiero, cambiano le responsabilità e tutto un insieme di cose. Sicuramente Michele lo ricordo bravo, nel senso che sia come giocatore, anche come era all'interno dello spogliatoio, era un silenzioso, però quando parlava si faceva sentire, quindi sicuramente aveva un grande carisma. E niente, gli faccio, come hai detto te, sicuramente si è fatto strada nella Lega Pro e gli faccio un grosso in bocca al lupo per questa esperienza, perché Avellino è una piazza sicuramente importante che lui saprà affrontare nel migliore dei modi. Per quanto riguarda il Napoli, c'è stato adesso ci sarà la gara contro il Genoa, c'è stato lo stop contro la Lazio. Come valuta il lavoro finora condotto da Rudy Garcia e soprattutto anche dalle novità che sta cercando di imprimere alla squadra partenopea, il cambio di ruolo di Lobotka, la visione di Raspadori anche come mezzala? Ma sicuramente l'anno scorso il Napoli secondo me, ha fatto un campionato straordinario e diciamo che perfetto, nel senso che è stata un'annata, diciamo, da incorniciare, perché è dovuto sicuramente a delle prestazioni super e anche alla cavalcata che ha fatto per la vittoria dello scudetto. Lo sappiamo che non è mai facile confermarsi l'anno dopo, perché giustamente le pretendenti si rinforzano. Anche il Napoli ha tenuto giocatori importanti che l'anno scorso sono stati, diciamo, i protagonisti per la vittoria dello scudetto. E sì, Garcia sta improntando il suo gioco. Il Napoli era abituato sicuramente a un gioco di Spalletti dove avevano automatizzato dei movimenti e dei moduli che l'hanno portato alla vittoria finale. Garcia ha dalla sua sicuramente tanta esperienza, ha fatto campionati importanti, ha fatto un campionato in italiano, quindi conosce bene il calcio italiano. Uno stop ci sta, insomma, la Lazio è una delle squadre sicuramente che lotterà per i primi 4, 5, 6 posti per la fine del campionato. Io sono convinto che dopo questa sosta il Napoli ritornerà a fare la sua marcia, perché penso e vogliamo tutti noi che il Napoli riprovi a vincere un altro scudetto, perché le potenzialità e la qualità della squadra c'è per vincere ancora un altro scudetto.